Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Vagitaly, a bordo di un Q8 che qui da Top Speed Garage è già passato, magari avete visto il video sul canale. Oltre ad aver aggiornato la radio, abbiamo fatto un video dedicato e il proprietario mi diceva che probabilmente prima queste animazioni qui sui tasti non era presente. Andremo ad aggiornare le mappe. Infatti questa radio qui, da qui, adesso andremo a fare l'aggiornamento. Attualmente monta il software, l'ultimo che abbiamo installato noi, il 2873, ma tutta la cartografia è ferma al 2018. In realtà ha aggiornato la radio online semplicemente il nord Italia nel periodo in cui la navigazione, i servizi Connect erano pagati. Perché fin tanto che pagate, in base a dove andate, si aggiornano. Vedete infatti che per esempio in Italia centrale è ferma all'anno di produzione della macchina. Invece Sud e Malta l'aveva aggiornato, Nord-Ovest, vedete, è un po' più indietro, la parte più aggiornata è ferma al 2021-4, non so se sia il trimestre o se sia il mese, bisogna vedere un po' come li contano, e comunque è ferma lì. Quindi siamo fermi, siamo nel 2023, siamo fermi a 2 anni fa. Ora andremo a fare l'aggiornamento e dopo vedrete che la banca dati di navigazione di tutta l'Europa sarà quella appunto di quest'anno. Aggiornamento riconosciuto, diamo continua. Durante l'installazione, ok, chiaramente non sarà disponibile il database di navigazione, quindi non potremo a tutti gli effetti andare in giro. L'aggiornamento parte e direi che ci vediamo a fine aggiornamento. Ed eccoci al 100%, mappe aggiornate, ora sta finalizzando ed ecco che ce l'ha fatta, i dati sono aggiornati. Ora se andiamo nelle informazioni vedete che siamo passati ad avere tutte le mappe aggiornate alla fine del 2022, tutta l'Europa, compreso ovviamente l'Italia, che come vi ho fatto vedere prima era ferma un anno o due fa, insomma era un po' mista. Adesso è tutta allineata all'ultimo aggiornamento, fra 6 mesi la riaggiorneremo e così via per ogni 6 mesi man mano che le mappe usciranno. Da questo bellissimo Q8 è tutto, un saluto da Top Speed Garage, ci vediamo al prossimo video ragazzi. Se avete anche voi un Audi Q8, Q7, Q3, insomma per intenderci, adesso fa un po' di riflesso, questa tipologia qui di radio la possiamo andare ad aggiornare, vi rifaccio vedere al volo su impostazioni generale, appunto qui riuscite ad andare a vedere le informazioni della versione, dovete avere l'MH2 che è il MIB2 Plus, ok? Vedete, mappe 2022-3. Alla prossima ragazzi, mi raccomando iscrivetevi al canale e contattateci.